abituati a conoscere. Non è il rapinatore, non è l'omicidio seriale. Brevemente vi ripiego per la dinamica. Noi siamo stati avvisati di quello che era successo alla telefonata di un parente. Il sospettito che dalla domenica sera non si avevano più notizie dei due anziani coniugi. Il parente è andato a casa con una copia delle chiavi di casa, anche se so che conoscete la storia, ve la racconto brevemente così da evitare imprecisioni. Ha aperto la porta, ha visto quella, diciamo, della parte bassa dell'appartamento, ha visto il corpo, quello che poi si è appurato essere Diana Giuseppe, diverso per terra. A quel punto ci ha chiamato. Quando siamo arrivati sul posto, ovviamente isolato la zona, quello che abbiamo potuto vedere all'interno, del quale vi do soltanto un accenno parziale, perché da un punto di vista strettamente giuridico noi oggi stiamo parlando solo e esclusivamente dell'arresto in flagranza di Diana Igor. Lui in questo momento è trattenuto presso l'ospedale, presso il CTO, solo per l'episodio di ieri. È chiaro che abbiamo raccolto tanti elementi a suo carico, di cui poi parleremo, però in questo momento lui è trattenuto per questo. Quindi dicevamo, è stata cristallizzata la zona, abbiamo fatto i dovuti rilievi con la polizia scientifica, il corpo del padre, come sapete, era al piano, diciamo, -1, c'erano segni di rotta in questo piano, c'era una sedia rotta, c'erano macchie di sangue, il padre era in pigiama, quindi scaldo, quindi significare che stava dormendo. Al piano superiore, al +1, diciamo, c'era invece la madre, distesa sul letto, priva di vestiti. Molto probabilmente la dinamica dei fatti, così come l'abbiamo ricostruita, si è consumata nella notte tra domenica e lunedì. Abbiamo tracce della presenza di Igor all'interno dell'abitazione fino a martedì mattina, quindi anche dopo la morte di Giuseppe e Luciano, Diana Igor ha continuato ad abitare quella casa, nonostante ci fossero presenze di sangue. Abbiamo avuto differenti segnalazioni della sua presenza fino a martedì mattina era un poetto, nei giorni precedenti ha girato nel suo paese frequentando amici, acquistando sostanze stupefacenti, andando a bar. Da martedì mattina invece ne abbiamo perso le tracce. Poi c'è stata la scoperta, l'attivazione, inutile che vi dica che lui si era allontanato con un famoso Ford Picanto, non ha legato al seguito il cellulare, quantomeno l'ha avuto scritto. Potete ben immaginare che quindi il tipo di ricerca che si doveva effettuare è soltanto di tipo empirico. E in questo abbiamo chiaramente coinvolto tutte le forze di polizia secondo una doppia bisettrice. Da un lato, come abbiamo detto, parliamo di una persona che per assurdo poteva aver compiuto un ulteriore gesto estremo, per cui lo cercavamo con una persona suicida, con una persona che aveva un'arma al seguito, sì, ma che magari voleva compiere un altro foglio. Per cui abbiamo chiesto la collaborazione, oltre chiaramente all'arma dei carabinieri, di cui parliamo diffusamente, anche vigili del fuoco, protezione civile, polizia forestale, per effettuare una battuta in tutte le zone dove lui abitualmente frequentava, che lui era solito frequentare. Quindi un tipo di ricerca meno invasiva, diciamo così. E poi c'è un dispositivo investigativo repressivo che, diciamo, abbiamo condiviso fin dal primo momento con i colleghi dell'America. Un dispositivo permanente, H24, con una suddivisione per zone, compiti,
e anche con una diffusione mediatica della notizia, ma in maniera, diciamo, soft. Non volevamo creare l'allarme, ma volevamo comunque che la gente fosse informata. Volevamo accompagnare la notizia. Volevamo accompagnare la notizia in maniera tale che la gente sapesse che c'era comunque una persona armata in giro, ma che non ne avesse paura e che ci fornisse la giusta collaborazione, cosa che c'è stata. Abbiamo parlato di recente dell'importanza di giocare nella stessa squadra. Questa squadra abbiamo giocato tutti insieme. Noi e i colleghi dell'ARMA stavamo in attacco, ma ci hanno aiutato le altre forze di polizia e soprattutto la gente del paese che voleva bene a Giuseppe e Luciana e che non ha lesinato indicazioni, commenti, idee, proposte e soprattutto avvistamenti. L'altro giorno, senza che mi facciate domande su chi o come ci ha avvisato, rimaniamo sul generico per ovvi motivi, abbiamo ricevuto due distinte segnalazioni della presenza dell'autovettura in zona. Come ha detto, il dispositivo era già in piedi. A quel punto si è trattato semplicemente di concentrare le forze nella zona che sapevamo, secondo anche qui un'organizzazione che ci eravamo dato precedentemente. Non a caso, nel giro di pochi minuti, poi lascio la parola al collega perché non vorrei prendere troppo spazio, poi ritorniamo sulle altre questioni. Nel giro di pochi minuti l'elicottero dell'arma dei carabinieri, c'erano chiaramente due elicotteri divisi per zona, uno dell'arma e uno della polizia di Stato, è riuscito a individuare l'autovettura, l'ha segnalata al personale di terra e la prima che l'ha incrociata è stata una pattuglia della squadra mobile composta da tre operatori. Ovviamente all'atto dell'inseguimento, l'altro, diciamo, del controllo, il soggetto si è sottratto al controllo stesso, se ne ha accelerato, ha cominciato a guidare in maniera veloce, chiaramente il contatto radio veniva comunicato alle sue posizioni, ma era chiaro a tutti che non sarebbe durato molto l'inseguimento, perché la velocità era folle, per cui si doveva soltanto curare che non andasse a impattare contro una macchina di qualche ignaro cittadino. Dopo pochi chilometri, infatti, non ha tenuto più il controllo dell'autovettura e è riuscito di strada. In quel momento il personale della squadra mobile è sceso dall'auto, si è disposto al ventaglio verso l'auto del fuggitivo, gli ha intimato con tutte le cautele del caso ovviamente di arrendersi e lui ci ha sorpreso. Ci ha sorpreso perché a quel punto si è buttato l'arma alla testa, pensando forse di togliersi la vita, come aveva minacciato di fare tante volte, non aveva nessuna intenzione di farlo. È stato però un momento di, come dire, in cui ha lasciato gli operatori un po' sorpresi. Forse cercava di guadagnare tempo per sorprenderli abbastanza e riuscire a fuggire, perché subito dopo ha puntato la pistola in direzione degli operatori di polizia. Gente esperta, gente che sta su una macchina da 30 anni, gente che non ha dormito due giorni, ha avuto la lucidità però di sparare immediatamente al soggetto che è stato ferito al braccio destro, gli è stato rotto anche un gomito, proiettile non è detenuto, è passato il braccio, e anche al braccio sinistro, ferito di striscia. Nonostante però le due ferite, nonostante la rottura del gomito, Diana Igor è riuscito a cercare di scappare nuovamente, si è buttato nella boscaglia. A quel punto sono arrivati, appunto abbiamo detto che il dispositivo era perfettamente congegnato, perché dopo un secondo sono arrivate, si erano già là praticamente, due pattuglie dell'arma dei carabinieri. L'elicottero è stato continuare. Questo è poco. Il contributo dell'elicottero è stato in qualche modo determinante, e mentre il collega rappresentava questa dinamica, l'elicottero continuava a tenere dall'alto la situazione, riusciva a dare le indicazioni di dettaglio a terra. Una volta che lui è scappato e si è lanciato nella macchia, diventava molto difficile per chi stava, lo inseguiva a piedi, considerate che è scappato comunque con la pistola, quindi ha continuato a scappare armato ed era ancora pericoloso, ovviamente, perché si è tentato in qualche modo di puntare l'arma ai colleghi nella fase precedente, e figuriamoci in quella in cui si sente braccato, perché non dava segni di volersi consegnare. Ha continuato la sua fuga, l'elicottero ha continuato a monitorarlo, dando le indicazioni sulle varie direzioni di fuga, cespugli contro cespugli, fin quando alla fine
sia personale della squadra mobile che aveva lì, sia i nostri uomini che erano arrivati in supporto, sono riusciti a contenerlo e a individuarlo dietro un cespuglio, gli hanno intimato l'alt e a quel punto insomma, sono riusciti a mettergli fisicamente, a bloccarlo fisicamente e trarlo in arresto, manettarlo, metterlo in sicurezza e portarlo via. Questa è un po' la fase finale che è stata per appunto del collega. Per tutto il tempo Diana Igor ha mantenuto il possesso dell'arma, anche quando era sotto il cespuglio, per fortuna la pistola si era bloccata perché forse per la poca la mancanza di lucidità nel momento. Nel momento in cui ha cercato di sparare verso i colleghi, ha, come si dice in gergo, scarrellato, nel senso che ha cercato di mettere il colpo in camera, tant'è che uno dei proiettili è uscito dalla pistola stessa e è stato trovato all'interno dell'auto. È stato maldestro perché un altro proiettile invece si è inserito tra canna e castello, bloccando definitivamente l'arma. Infatti, quando è stata rinvenuta, quando è stata presa dalle mani di Diana Victor, era bloccata con l'otturatore aperto. Questo forse ci permette.